Perfettamente. Ti posso chiedere un altro favore, siccome adesso sei collegato anche Gabriele Nelli, che come capirai è in un momento di grande emozione, se ti va, sentiamo un po' anche Gabriele, così poi lo liberiamo e torna allo spogliatoio. Ciao Gabriele, intanto, ben arrivato. Anche ciao, ciao a tutti. Ciao, ciao Gabriele. Sì, ciao, perfettamente. Gabriele. Dove sei? Beh, sono in macchina perché sono appena uscito dalla palestra, quindi ho detto prima che faccio tardi o meno, ho detto mi fermo qua con le luci della macchina. Dai. Senti, noi non ti si vuole trattenere troppo, esatto. Perché insomma diciamo che è una serata piuttosto complicata. Lo faremo sentire più tardi, sappi che Riccardo Sbertoli ha detto voglio tantissimo dire una cosa questa sera, i complimenti alla squadra perché abbiamo fatto un grande tentativo, hanno giocato molto bene quelli di Monza e ci abbiamo provato, dici anche la tua in questo momento chiaramente complicato con l'eliminazione a gara 5 in semifinale. Sì. Oggi grande partita, loro veramente hanno difeso tantissimo, hanno toccato al muro, hanno fatto la partita della vita. Noi non siamo stati così perfetti come siamo stati in altre partite, ma ci abbiamo creduto, siamo andati fino al tie-break, punto punto, poi alla fine loro hanno avuto la meglio e veramente tanti complimenti a loro e in bocca al lupo a loro. Senti Gabriele, a mente non calda, caldissima, eravate sopra 2-0 nella serie, poi che è successo secondo te? Non lo so, forse loro hanno trovato questo assetto con tre schiacciatori molto più offensivo, sotto tutti i punti di vista, hanno ricevuto veramente bene, anche battute veramente impressionanti, hanno ricevuto benissimo, difeso, toccato, contrattaccato. Quello che non siamo riusciti a fare noi in questa serie. Comunque, credo che Trento è sempre difficile arrivare a centrare più obiettivi. Sono stato a Trento tanti anni. Saluto Nelli, che ho avuto quando aveva 15 anni. Quindi qualche tempo fa. E ci ostinavamo a farlo giocare palleggiatore. Non la sapevo questa. Davvero? Palleggiatore. Cioè, Gabriele. Sì, sono arrivato a Trento ormai lontano 2009 come palleggiatore dopo qualche cambio tecnico non è colpa tua non è colpa mia chi è che ha cambiato devo andare ad altri io devo dire che poi è arrivato nel 2009 io ero lì già da qualche anno lo prendemmo dalla Toscana anche se adesso lui parla trentino ma Gabriele è toscano ci sorprese per questa comunque questa qualità che aveva nelle mani, che non era indifferente, era bravo, era così alto, all'epoca avevamo tutti in testa Blanchet, per cui speravamo che fosse l'erede di Blanchet. Poi in un anno in cui mancava l'opposto, in Serie B, abbiamo detto proviamo e lui ha avuto la caparbietà, la bravura per cambiare ruolo ed è stato premiato, ma soprattutto un ragazzo meraviglioso, noi ci salutiamo sempre come fossimo padre e figlio, vero Gabriele? Ogni volta che ci incontriamo. Sì, infatti. Ci vogliamo bene. È sempre un piacere vederti e ritrovarti. Anche per me, Gabriele, anche per me. Senti Gabriele, prima di farti ripartire, com'è il programma adesso? Avete qualche giorno libero? Tornate no, subito perché... in palestra? No, non penso, perché comunque già mercoledì giochiamo... Subito. Sbaglio, dovrebbe essere gara 1 di terzo quarto posto, quindi... Sì. Dovrebbero essere uguali alle date il giorno prima delle altre date delle altre partite, dovrebbe essere quindi il 17. Quindi Gabriele, ti volevo dire una cosa, stai attento perché l'anno scorso lo scudetto l'ha vinto Trento con i tre schiacciatori. Quest'anno Monza va in finale. Lo abbiamo commentato. Guarda che gli opposti qua. Siete in via di estinzione qua. Cioè, se vuoi vincere, devi giocare con i tre bande. Speriamo di no, dai. Va bene. Senti, un abbraccione, grazie per la tua disponibilità, un grande in bocca al lupo chiaramente a te e a tutti i ragazzi. Grande, e in bocca al lupo per la importantissima finale di Champions League. Champions League. Ciao Gabriele, grazie, buon rientro. Ciao.